Bentornati SOS Arezzo TV, buonasera Beppe Ciao, Marconi. Fabio. Ciao. Questa buonasera. Sera, buonasera al signor Borri, buonasera. Grazie, buonasera. Allora, siamo al circolo di Chiani, caro Beppe, sì. Perché adesso ce lo dirà, c'è una serie di problemi che diciamo mettono a rischio la prosecuzione, possiamo dire, quando di quando c'è questa amministrazione, le problematiche di natura pubblica stanno venendo fuori, mentre prima nessuno ha detto niente, quasi. Oggi stanno venendo fuori tutte, vedi questo, vedi qualche altro centro anziani, vedi le scuole tipo Matrignano, stanno venendo fuori tutti questi problemi, mentre fino ad oggi non c'erano, non so perché, forse o gli altri non erano adempienti o oggi sono troppo lisci. Allora, la vicenda è complessa, che poi insomma risale a diversi anni fa, almeno nel suo inizio. Per spiegarla, ecco, semplicemente, che cosa è successo? Allora, se si parte dall'inizio ci vuole tre trasmissioni, ma comunque cerco di essere sintetico. Non ti dico che ci viene i capelli bianchi, ci sono già. Ma... Allora, nell'84 questo edificio alle nostre spalle, che era la ex scuola chiusa, e ci fu data, diciamo, incomodato al paese per poterci fare un circolo. Condizioni precarie, quindi... Il primo investimento che fu fatto fu per il ripristino di questo locale. Nello stesso momento, da chi era allora socio, fu acquisito tutto il terreno qui attorno al circolo, perché la proprietà del terreno riguardava solo i confini che vediamo benissimo da questa fila di pini, la strada provinciale di Pescaiola e 7-8 metri al di là di questo pino qui. Era proprietà comunale questa? Questa era proprietà comunale. E tutto era proprietà comunale. Il resto è proprietà, diciamo, del circolo. Era un gruppo sportivo dall'epoca, poi insomma è stato passato al circolo. Comunque diciamo è di proprietà nostra, del paese. E successivamente fu costruito quell'edificio che vediamo alle nostre spalle, qui di fronte, che sono circa 300 metri quadrati. Chiaramente... come la maggior parte di allora fu fatto senza nessuna concessione. Però fu chiesto subito il condono, pagando, mi sembra all'epoca, 12-13 milioni, che però c'è stato un diniego dell'ANAS in tutti questi anni perché non rispettavamo le distanze dal raccordo. Diniego del Comune di Arezzo, sì. In virtù anche dell'ANAS che... diceva non dava l'ANAS si diceva no, e il comune non ha mai dato la concessione in sanatoria. Esatto. Diciamo per la distanza minima, che non viene rispettata, che qui sopra come vedete c'è la tangenziale. Poi qui c'è l'ingresso del raccordo, ci dovrebbe rimanere a 20 metri da quelli. Quindi. Negli anni è stato fatto vari incontri con l'ANAS, professionisti vari che si sono avvicendati. Ecco, un altro problema è che questo edificio ricade per circa tre quarti nel terreno di proprietà del circolo e per circa un quarto nel terreno di proprietà comunale. Tornando indietro, ci si poteva fare un metro più là, che forse era meglio, però ormai è una situazione esistente e prendiamone atto. E quindi negli anni è stato chiesto anche al comune: facciamo una permuta, cioè ci date quel pezzettino lì, noi vi si dà questo pezzo qua, vediamo cosa che si può fare. Però dietro sempre questo vincolo dell'ANAS non è mai stato fatto niente. Nel frattempo il comune ha continuato a farci le convenzioni, noi quinquennali, mi sembra, Beppe, quindi ogni 5 anni avevamo la nostra convenzione, finché a febbraio dell'anno scorso, scaduta la convenzione, è venuto fuori il problema, forse giusto, forse che no, in cui ci dicono: se voi volete la convenzione vi dovete regolarizzare dal punto di vista urbanistico, quindi dovete demolire. Questo qui demolito, più varie altre piccole cosette tipo quella tettoia, insomma vabbè, però il punto focale è demolire questo. E dentro cosa c'è? Cosa ci dentro c'è una sala che è grande 300 metri, che d'inverno ci facevamo varie iniziative, scuola ballo, scuola di ginnastica, ultimo dell'anno, qualche... è una funzione sociale, no? Come sempre per i soci, sempre a uso del paese. Quindi, noi ci troviamo a un punto che voi dovreste buttare giù questo e appunto fare gli altri adeguamenti, però non siete sicuri che facendo questi interventi il comune vi dia la convenzione. La convenzione, perfetto.
hai centrato il problema. Per quale motivo? Questo edificio qui, proprietà comunale, innanzitutto non è accatastato. Non è accampionato. Ha fatto la convenzione su un immobile che non è accatastato. Addirittura non esiste. Non risulta. Io ho gli impianti completamente a norma, che però gli impiantisti non hanno mai potuto fare la certificazione perché io ho in affitto dal comune 1200 metri di seminativo arborato. Invece che questo? Se volete vedere la convenzione da qualche parte lì, insomma, io... Seminativo arborato? Seminativo arborato. Ci rendiamo conto? Cioè, io ho 1200 metri di seminativo arborato, su cui insiste un fabbricato ex scuola. Quindi però... la bellissima cucina che avete realizzato l'avete realizzata sopra un albero, insomma, secondo loro. E non si mette a arborato. E quindi io a dicembre, rassegnato all'idea ormai di buttare giù questo, avevo chiesto anche vari preventivi per capire l'entità economica, perché essendo un circolo non è che abbiamo disponibilità. Ci arriva una lettera dell'ANAS, dopo 30 anni circa, in cui ci dice, ora se vuoi si legge, però ci dice, praticamente io me ne lavo le mani, questa palla si passa al comune, a che noi si è aperto, visto che al comune ci dicevo sempre, risolvete il problema con l'ANAS. L'ANAS sembra risolto. Qui è il cane che si morde la coda. E invece il comune? Vari incontri, niente, il comune dice, questo è stato un... non si vogliono prendere la responsabilità noi, loro, e bisogna prenderla noi. Perché loro più di dire, io faccio il mio, insomma, rimuovo quello che c'è da rimuovere, però la convenzione è data. Che poi c'è un altro aspetto, e qui anche la precedente amministrazione, insomma, qualcosa ha toppato. Come si vede sullo sfondo, stanno costruendo un piccolo centro commerciale. Fra l'altro a noi ci dovrebbero espropriare una parte del terreno di nostra proprietà, come riprende la vecchia amministrazione. Quando fu data la concessione, cioè quando fu fatto il regolamento urbanistico in cui quell'area fu passata commerciale, nella prima stesura del regolamento urbanistico lì dovevano venire 200 metri per il circolo sociale. Questo è documentato da vari documenti che noi abbiamo e poi sono pubblici. Se non che in un consiglio comunale, in una commissione del febbraio-marzo 2014, essendo sempre a corto di denari l'amministrazione, poi ci fu una diatriba, la provincia dice noi non ci siamo, cioè ci siamo ma non ci siamo, ci siamo come ente ma non ci siamo come soldi, insomma praticamente è sparito 200 metri per circolo e in cambio di denaro contante per poter realizzare la rotonda. Quindi, becchi e bastonati. Cioè, non ci sono più i soldi della rotonda con cui avreste demolito la parte che non va bene, e però non vi danno neanche la... i 200 metri. Avrebbero risolto qualsiasi problema. Risolto il problema, insomma. Facciamo l'appello a chi di dovere del Comune di Arezzo, perché insomma, si trova una soluzione di buonsenso. Sì, come diceva lui, è anche abbastanza la svetta, perché sennò altrimenti siamo verso la stagione estiva. Se noi non risolviamo il problema entro maggio, purtroppo dobbiamo consegnare le chiavi, perché i nostri fondi già ormai qualche mese che siamo chiusi, non abbiamo introiti, le spese però corrono. Si sta lasciando il famoso barile. Bene, speriamo, andremo anche noi a chiedere conto, insomma, di com'è la situazione in comune e poi ci riaggiorneremo. Sì, comunque io dico, poi si chiude, sì. Perché allora noi abbiamo speso per fare questo immobile, abbiamo speso per il condono, si spenderà per demolirlo. Ci sono una spendita. Non hai fatto un buon affare, quindi. Te che fai il mediatore immobiliare, se l'avevi fatto tutto così eri fallito, non penso. Non si è fatto un buon affare. Torneremo a parlarne, grazie, a domani. Ciao.